Buongiorno a tutti. Oggi riprendiamo la lezione sul crowdfunding nell'impresa sociale organizzata dall'Associazione Soccorso Legale in collaborazione con Arti Puglia. Con noi c'è il professor Massimo Coencagli della Scuola di Fundraising di Roma. E oggi riprenderemo il discorso iniziato nel pomeriggio di ieri con un workshop che seguirà all'introduzione iniziale. Lascio la parola al professor Massimo Coencagli, il quale ci svelerà i segreti del crowdfunding. Sì, magari. Bene. A saperli tutti i segreti del crowdfunding. Allora, proprio breve gancio con la giornata di ieri. Ieri abbiamo visto in che cosa consiste questo fenomeno che punta sulla folla, crowd, per finanziare progetti di diverso genere. Abbiamo visto che è legato sicuramente alla forza, al potere di Internet, alla sua capacità di promuovere e sviluppare delle reti sociali, però abbiamo visto anche che questo è legato a fenomeni e trend più sociali che portano le persone, diciamo complessivamente in sintesi, portano le persone ad avere un ruolo più protagonista in tutte le sfere della loro vita, incluso su una sfera che interessa direttamente le organizzazioni non profit o comunque chi è portatore di progetti e di idee che abbiano un valore sociale, culturale e di altro genere. Abbiamo visto che tutto ciò richiede l'esistenza di una piattaforma, cioè di un soggetto basato su Internet che sia in grado di gestire in maniera ottimale sia la parte di comunicazione, sia la parte soprattutto di raccolta fondi. Abbiamo visto che esistono diversi generi di piattaforma, in particolare sono 5, la prima che è basata sul fatto che io dono per un progetto, e quindi diciamo siamo nella sfera delle donazioni liberali, in cui sostanzialmente in cambio non si riceve nulla. Poi c'è invece la modalità reward-based, che è la più diffusa, circa 2/3 delle piattaforme nel mondo sono di questo tipo, in cui a fronte di un mio impegno economico, un impegno finanziario, che sia una donazione, che sia quello che mi pare, io donatore ricevo in cambio qualche cosa, può essere un prodotto frutto del progetto che si sta svolgendo e che ho finanziato, o può essere anche un gadget, un benefit, comunque io lego la mia donazione a un qualche cosa che ho in cambio. Poi abbiamo piattaforme che invece sono legate al finanziamento in senso stretto di start-up, di imprese, quindi a qualche cosa che assomiglia il mercato degli investimenti per le imprese, in cui diciamo il crowdfunding fa la parte soprattutto di quel soggetto che permette a una pletora di piccoli azionisti, chiamiamoli così, anche se propriamente forse non sono azionisti, di partecipare a un progetto di carattere imprenditoriale. Chiaramente qui siamo in un campo che è fortemente, non può che essere fortemente regolato da leggi, quindi, e quindi ci sono dei limiti, dei vincoli, degli obblighi diciamo, in queste operazioni, che però peraltro si possono fare. E poi abbiamo piattaforme invece che curano i prestiti, quindi in qualche modo svolgono una funzione tipica delle banche, in cui da privato a privato ci può essere un prestito di soldi con un vantaggio negli interessi attivi, quindi per chi presta i soldi e anche per chi li riceve, quindi negli interessi passivi. E infine c'è un quinto tipo che bisogna sempre ricordare, cioè il crowdfunding che è fatto autonomamente da un'organizzazione, quindi senza sfruttare un soggetto terzo, diciamo una piattaforma, ma organizzazioni che se la organizzano per fatti loro, sostanzialmente sul loro sito, con i loro mezzi e quant'altro. Ora, oggi invece ci concentriamo, abbiamo anche visto, ecco così per ricompletare un po' il quadro, abbiamo anche visto che questo è un fenomeno che incide ancora, tutto sommato, relativamente nel contesto generale dei mercati del fundraising, almeno in Italia, abbiamo stimato che stiamo intorno allo 0,5% di tutta la raccolta fondi da privati, nel mondo forse inciderà un pochino di più, però sicuramente è un fenomeno che ha tassi di crescita enorme. Nel mondo, diciamo, nell'arco di un anno, la capacità di raccolta dei sistemi crowdfunding è più che raddoppiata e non vorrei ricordare, ecco, a memoria qualche cosa del genere,
sono 23, e questa è l'Italia, scusatemi, siamo ancora milioni, mentre invece nel mondo, ecco, vedete, si è passati in un anno da 2,7 miliardi di dollari a 5,1 miliardi di dollari. Quindi il tasso di crescita è molto forte e questo ci porta a dire che dobbiamo prestare, al di là dell'impatto economico ancora che ha a livello macro, dobbiamo prestare parecchia attenzione a questo fenomeno, perché è un fenomeno in crescita e che ci permette di avere un rapporto di tipo diverso con i nostri donatori. Bene, nella giornata di oggi cerchiamo di capire come ci si fa venire una buona idea, come la si trasforma in un progetto di crowdfunding, e quindi, come dire, mettiamo le mani nei meccanismi che stanno dentro questa scatola, che a guardarla dall'esterno è meravigliosa, ma dentro, diciamo, anche dei meccanismi complessi. Lo scopo qual è innanzitutto? Quello di capire a quali condizioni un mio progetto, una mia idea può essere utilmente messa su una piattaforma di crowdfunding, utilmente nel senso che l'obiettivo economico è ragionevolmente raggiungibile, anche perché ricordiamo che il crowdfunding ha un lato eccellente, mi permette potenzialmente di raggiungere un pubblico che addirittura posso anche non direttamente conoscere, dall'altra parte però questa pubblicità mi porta anche a far vedere a tutto il mondo che se la mia campagna è stata un fallimento, è un fallimento, cioè se io non ho raggiunto l'obiettivo non è che è una cosa che scopriamo a casa nostra e basta, no, diciamo che lo scopre tutto il mondo in diretta. Quindi comunque dei rischi nell'operazione ci sono, perché uno si espone su un progetto sul quale poi alla fine la mancanza di raccolta di fondi in qualche modo dimostra che non c'è stato un consenso rispetto a questa idea che ho lanciato. Poi è capace che questo avviene solo per ragioni tecniche, è capace perché il progetto non era un granché, è capace per tanti motivi. Però tutto ciò, diciamo, succede pubblicamente. Allora, bene, fatta questa breve introduzione e riassunto rapidissimo, quali sono i sei aspetti, diciamo così, progettuali di una campagna di crowdfunding? Qui con un taglio molto molto operativo, diciamo che sono sei, 5 più 1, perché il follow up viene dopo, ma è molto importante. Allora, primo, i target da raggiungere. Uno si immagina che la prima cosa da vedere è qual è l'idea, qual è il progetto per il quale chiedo i soldi. In verità, in maniera anche un po', come dire, retorica, io lo metto come punto primo, perché se non è chiaro qual è il target, al di là della buona idea che io posso avere, viene a mancare forse il mattone più importante di tutta la cosa, cioè i soggetti verso i quali io dovrei tendere a raccogliere fondi. Secondo, il progetto e la sua presentazione. L'altra cosa che incide nel crowdfunding è il tipo di progetto e come viene presentato. Non tutti i progetti potrebbero andare bene, bisogna capire quindi, al di là della mia idea iniziale, che è una priori, cioè io quello che voglio fare nella vita lo decido a prescindere dal crowdfunding, però devo capire come la mia idea si può trasformare, se si può trasformare in un progetto da crowdfunding. Terzo, la comunicazione promozionale. Io ho i target, ho i contenuti da comunicare al target, quali sono le caratteristiche della comunicazione promozionale, cioè quella che tende a promuovere il fatto che qualcuno doni per me. Quarto, l'obiettivo economico, cioè qual è l'obiettivo economico che io posso, devo raggiungere attraverso una campagna di crowdfunding e soprattutto quali sono gli aspetti economici che comporta il crowdfunding. Cinque, lo scambio. Nel senso che se io scelgo il metodo reward-based, lo scambio è automatico, cioè per forza, ma attenzione, anche nel caso di campagne che sono basate invece sulle donazioni, è vero che non c'è uno scambio materiale, ma con gli interlocutori, i donatori, uno scambio c'è sempre di carattere simbolico, di carattere immateriale, ma c'è, e quindi in qualche modo dobbiamo tematizzare che cosa scambiamo con i nostri donatori e la consapevolezza prima, quindi in fase progettuale, che una volta che l'operazione è avvenuta c'è da gestire il follow up di tutto ciò, che è parte integrante, cioè quello che succede dopo, a chiusura della campagna, quando sono arrivate le donazioni. Il primo punto è il più importante, quindi è quello sul quale impiegherò anche più tempo. Allora, c'è un principio generale, l'abbiamo detto ieri, ricordiamolo, attenzione, se non c'è social networking, cioè se non c'è attività di costruzione,
animazione, sviluppo di reti sociali attorno al soggetto che propone una campagna di crowdfunding, non c'è il crowdfunding. Direi che la ragione indispensabile per fare crowdfunding è che esistano reti sociali e che queste reti sociali riguardino l'organizzazione, direttamente o indirettamente. La piattaforma non attira donatori di per sé, se non in minima parte, probabilmente se proiettiamo la nostra immagine sul futuro a 10 anni, si creerà anche una consuetudine, almeno una certa categoria di persone, per cui quello che ieri dicevamo scherzando, nessuno la mattina si sveglia e va a vedere su una piattaforma che cosa donare. Questo potrebbe anche essere che fra 10 anni per una determinata categoria di persone invece si è creata una consuetudine, un'abitudine, una cultura tale per cui se non proprio tutte le mattine vado a vedere, ho una certa propensione, così come succede anche nel mondo dei consumi, a interrogarmi autonomamente se e come partecipare a qualche cosa. Però lo stato attuale non è così. Sei tu quindi che proponi il progetto che devi portare i donatori sulla piattaforma ed ecco perché è importante questo a priori delle reti sociali. Cioè quali reti sociali posso almeno potenzialmente portare su una piattaforma qualunque essa sia affinché donino sui miei progetti? Il crowdfunding amplifica il potere di diffusione delle reti sociali, della tua causa, del tuo progetto, usando la propensione all'azione sociale e alla condivisione che è proprio delle reti. Perché uno potrebbe anche dire, cioè, vabbè, ma se io ho delle reti sociali, no? E quindi voglio verso queste reti sociali proporre il mio progetto, ma perché devo fare una campagna di crowdfunding? Entro direttamente in questa rete sociale, gli scrivo, gli parlo, non ho bisogno di un soggetto terzo. In verità il crowdfunding è quello che riesce ad amplificare e a raccogliere è la capacità di queste reti di contagiare, contaminare altre reti che non sono nel mio controllo. E che tutto sommato il modo migliore e a costo zero di raggiungere è esattamente il contesto di internet, cioè della grande rete. Quindi il valore aggiunto che mi porta una campagna di crowdfunding è che, come vedremo, partendo dalle mie reti sociali, io riesco a raggiungere altre reti che non controllo direttamente. Non so se questo concetto è chiaro. Ora, quindi, per fissare un po' questa dinamica, facciamoci questa immagine, anche se è un'immagine che non ha un valore matematico, però per spiegare la logica. Se io ho 100 amici, quindi ho delle 100 relazioni abbastanza strette, no? E con questi 100 amici in qualche modo noi siamo una rete perché condividiamo qualche cosa, attenzione che ognuno di questi 100 amici potenzialmente è 100 reti, cioè farà parte di altre reti. E se dovessimo dire che in una rete almeno 10 persone sono attivabili, questo vorrebbe dire un potenziale di 1000 soggetti raggiunti in maniera forte, che io però non posso raggiungere direttamente, lo raggiungo solo tramite i miei 100 amici. Ripeto, non ha un valore matematico, anche se credo che se la ricerca sul crowdfunding va avanti si potrebbe anche stabilire una sorta di redemption, no? Oppure di produttività delle nostre reti sociali, ma allo stato attuale noi non abbiamo elementi per fare un discorso di tipo matematico, ma credo che logicamente, scientificamente ci si possa arrivare. La cosa più importante da fare è quindi partire da noi stessi e mappare i soggetti e le reti direttamente e indirettamente collegate con noi. Quindi un buon modo per far partire una campagna di crowdfunding, sapendo che io ho un'idea, so che cosa voglio fare, ma ancora tutto sommato non mi conviene mettere mano al progetto in termini di crowdfunding, ho bisogno di un a priori, che io faccia una buona mappatura delle mie reti sociali, di quelle dell'organizzazione e di quella dei suoi membri, perché sostanzialmente è da lì che noi partiamo, in ogni caso. Se io in questa mappatura dovessi capire che ho una dotazione povera di relazionalità sociale, non sono collegato in rete, eccetera, questo sarebbe già un buon motivo per dire no, non sono pronto per una campagna di crowdfunding. Il mio progetto è splendido, ma mi conviene andare da una fondazione bancaria oppure fare dei banchetti per strada. Quando parliamo di target, quindi di pubblici da raggiungere, noi possiamo usare due concetti utilmente. Uno è quello ormai largamente diffuso di stakeholder, che letteralmente vuol dire portatore di interesse. Lo possiamo definire così, è qualsiasi persona o gruppo o istituzione che ha interessi rispetto a un progetto o un'organizzazione, la nostra,
e che può essere influenzata da essi o può influenzarne lo sviluppo e la realizzazione. Quindi è un soggetto, che non è la mia organizzazione, evidentemente, che rispetto a quello che faccio io, rispetto alla mia esistenza, è portatore di interessi. E il fatto che sia portatore di interessi su quello che faccio io, in qualche modo, non solo può influenzare il mio progetto, ma io stesso posso influenzare diciamo le sue attività. Facciamo un caso per concretizzare che è tipico. Se io sono un'azienda chimica, che mi piaccia o non mi piaccia, un mio stakeholder chiave è l'associazione ambientalista, perché è portatore di un interesse che in qualche modo incide sulle mie attività. Perché se gli ambientalisti si arrabbiano per quello che faccio, si piazzano là e la fabbrica non funziona più. Adesso sto semplificando molto. Per cui l'azienda chimica sa, anche se non gli stanno simpatici gli ambientalisti, che se vuole governare bene la propria azienda deve fare i conti con il proprio stakeholder. Questo può vuol dire alleanze, vuol dire pace, vuol dire conflitto. Non stiamo parlando di come si gestisce questo rapporto di interesse. Stiamo identificando il fatto che questi due soggetti condividono degli interessi insieme. Chiaramente possono fare riferimento a qualunque tipo di ambiente, l'ambiente economico, politico, comunitario, sociale, tecnologico. Ad esempio, io potrei occuparmi di teatro in un comune, però potrei condividere degli interessi anche con dei soggetti che del teatro non gliene può fregare di meno. Magari invece gli frega perché sto a Lecce e siccome io faccio teatro in un quartiere, lui sta in quel quartiere, vendo panini in quel quartiere e l'interesse che condivido è che se viene più gente a teatro la quota di quelli che possono comprare panini nel mio negozio potrebbe aumentare. Sarebbe il caso di uno stakeholder che viene dall'ambiente, come dire, territoriale, economico. Cioè, ma il teatro non me ne può importare di meno, fai sport, fai teatro, fai quello che ti pare, anzi il teatro mi sta pure un po' sulle scatole. Quindi, voglio dire, è un interesse che può avere diversi punti di riferimento. Questo è un primo tipo di concetto che noi dobbiamo conservare. Perché? Perché nella ricerca di soggetti, meglio, reti sociali, una mappatura, al di là dei contatti che noi abbiamo, che è il punto dal quale noi partiamo, cioè con chi già siamo in relazione, un'altra pista da seguire è quali sono i soggetti e le reti che potrebbero condividere in un modo o nell'altro interessi con me. Questa è una prima pista di ricerca. C'è poi, diciamo, un altro concetto più tipico del marketing, che è quello proprio di pubblico, tra virgolette, possiamo, in parte coincidono questi due concetti, però insomma l'approccio è un tantino diverso, che possiamo definire come tutti i soggetti individuali, collettivi e sociali che a diversi livelli e per diversi motivi sono coinvolti nell'attività dell'organizzazione, comprese anche le persone e i gruppi che non intrattengono rapporti di scambio diretti con l'organizzazione. Quindi un altro approccio che noi possiamo avere è quello lì di dire, ma quali sono i pubblici che in qualche modo possono condividere qualche cosa con me? Allora, il marketing ci parla di 4 più 1 tipi di pubblici, tutti quelli che mi portano risorse. Facciamo un esempio: io faccio teatro, nel fare teatro ho un fornitore, anche lui non è detto che gli interessi il teatro, però questo fornitore che cosa fa? Questo fornitore mi porta, che ne so, è un service, mi porta le luci, le cose, eccetera, eccetera. Evidentemente è un soggetto importante per me, perché se io non ho le luci non posso fare teatro. Anch'io sono un soggetto importante per loro perché sono un suo cliente, quindi se io non gli compro i servizi sostanzialmente lui non guadagna. Poi abbiamo i pubblici regolatori, verso i quali tendenzialmente non si chiedono soldi ma si fa lobby normalmente, si fa pressione, tutela dei diritti, e sono tutti quelli che regolano la mia attività: il fisco, l'assessorato alla cultura, i vigili urbani per i permessi sul territorio e via di seguito. Ciò nonostante sono molto importanti per me. Poi ci sono i pubblici intermediari, e questo è particolarmente utile come discorso, perché sono tutti quelli che di per sé non me ne può importare di meno, ma mi importano, mi interessano perché mi conducono laddove io non arrivo. Per definizione sono i media. I media sono pubblici intermediari, quindi che io abbia rapporti con un giornalista che scrive sulla stampa è importante, non tanto per il giornalista, neanche perché il mio nome venga stampato sul giornale, ma per il fatto che quel giornale con il mio nome stampato è letto da 10.000 persone. Quindi i media sono importantissimi, ma a questo punto attenzione, le reti, qualunque esse siano, sono importanti perché hanno il potere di condurmi laddove io non arrivo autonomamente.
reti professionali, reti amicali, reti sociali, reti commerciali. Potrei dire che per me è molto importante avere rapporti con un grande centro commerciale, perché il sabato e la domenica ci circola tutta la popolazione di un comune, e se io ho come obiettivo quello di farmi conoscere e ho, diciamo, possibilità di fare qualche cosa in quel contesto, è lui che mi porta sostanzialmente, mi porta da un pubblico che altrimenti farei difficoltà a raggiungere. E poi abbiamo i pubblici consumatori, tra virgolette, perché è chiaro che l'approccio di marketing è molto commerciale, quindi uno pensa al consumatore in senso proprio, quello che mi compra qualche cosa, ma anche se io non vendo nulla, le mie attività vengono consumate. Rimaniamo nel teatro, faccio uno spettacolo, vengono gli spettatori, stanno consumando, sono dei fruitori delle mie attività. Ecco, ma a parte i fruitori, i consumatori diretti, che sono in qualche modo i beneficiari della mia attività, quali altri soggetti magari inconsapevolmente fruiscono delle mie attività? Abbiamo fatto il caso del salumiere che sta nello stesso quartiere del teatro. Magari lui non se ne accorge, non lo sa, ma gli sono aumentati la vendita di panini, sono io in qualche modo che devo capire che lui sta fruendo inconsapevolmente della mia attività. Perché? Perché se lui fruisce e trae un beneficio dalla mia attività, è chiaro che il rapporto di interesse può essere molto più semplice. E ricordiamo sempre che al salumiere del teatro non gliene importa nulla, gli interessa più di vendere panini, però lui li vende nella misura in cui sta beneficiando delle mie attività, per quanto indirettamente. Quindi questo è un altro approccio per dire, fatto salvo che queste sono le quattro, i pubblici interni siamo noi, adesso ci veniamo, cioè tutto ciò che noi abbiamo già dentro l'organizzazione. E un altro buon approccio, quindi, per capire verso dove devo andare a cercare reti o costruire reti, beh, un altro approccio è quello là di dire: questi sono sicuramente dei soggetti che, se non lo sono già, possono entrare in una relazione più organica con me. Perché? Perché ne avrebbero dei buoni motivi. Allora, lavoriamo con questo schema che è molto molto semplice e che poi in chiave applicativa è quello che vi chiederò di attuare. Allora, diamoci questa rappresentazione della realtà, o meglio, dell'ambiente dove noi operiamo e anche il rapporto che abbiamo con l'ambiente. Allora, diciamo che noi siamo il pallino rosso. Siamo rossi perché spendiamo un sacco di energia, quindi, e infatti questa energia la portiamo all'esterno. Insomma, noi partiamo sempre da un concetto, siamo un'organizzazione non profit che tende a fare un'attività che ha un beneficio sociale, e questa è l'energia che noi portiamo verso il nostro ambiente. Questo ambiente può essere Lecce, un quartiere, può essere l'Italia, può essere il mondo, quindi non è solo un concetto territoriale, potrebbe essere l'ambiente dei minori e delle famiglie, perché ci occupiamo di minori e famiglie, ok? Ora noi possiamo portare questa energia all'esterno con queste due frecce nella misura in cui l'esterno in qualche modo ci porta delle risorse. Quindi idealmente ci sono delle altre frecce in senso contrario che portano risorse verso di me. Ora quindi ho bisogno di arrivare all'ambiente esterno, chiaramente partendo dal fundraising, con una logica di portare quanto più possibile l'ambiente esterno, che in qualche modo beneficia delle mie attività, a darmi risorse. Allora io ho due modi per arrivare all'ambiente esterno, proprio due grandi modalità. La prima modalità, immaginatevi che a diciamo quattro angoli del pallino rosso io metto quattro amplificatori da 1.000.000 di watt e grido forte: aiutatemi, datemi soldi, e arrivo, perché sono 4.000.000 di watt, anche fino ai confini del mio ambiente. Per fare questo ho bisogno di molte risorse, perché 4.000.000 di watt costano tanto. Questo che cosa vorrebbe dire? Pubblicità, promozione. E se io ho fondi, professionalità, competenze e quant'altro da investire in tal senso, potrebbe essere un ottimo modo, ok? Questo mi porterebbe naturalmente a comprarmi per un anno degli spazi pubblicitari sulla TV, stare in prima serata, adesso dico tanto per darvi l'immagine. Okay. Se non è possibile questa modalità, tendenzialmente per ragioni economiche, professionali, di competenza, eccetera, io ho un'altra modalità che tutto sommato possiamo tranquillamente continuare a chiamare passaparola. C'è stato per un lungo periodo di tempo, diciamo così, come dire, una tendenza a dare una qualificazione quasi negativa al passaparola. Oggi con internet invece, diciamo, riprende molto senso il passaparola.
Apro e chiudo parentesi, attenzione che in particolare in Italia, ma in tutto il mondo, i donatori rispondono maggiormente a un input che a un input diretto, cioè ti ho chiesto i soldi direttamente, no? Ci siamo incontrati per strada. In Italia il 44%, fatto 100 i donatori italiani, il 44% ha risposto a un input che è diretto. All'interno di questo input, quello che è il passaparola, me ne ha parlato lei, che io conosco, ti ha parlato del tuo progetto, no? Oppure sono andato al mercato, ho sentito che se ne parlava, passaparola, incide per il 36%. Quindi l'italiano, che è un donatore relazionale, così lo chiamo io, è molto molto sensibile a questo, chiusa parentesi. Quindi io posso fare pubblicità, ma ci sono una parte di soggetti nell'ambiente esterno che più che essere sensibili alla pubblicità, almeno nel nostro campo, non parlo in altri campi, sono invece più sensibili a un qualcosa che è diretto o indiretto, ma insomma tramite proprio le reti sociali. Chiusa parentesi. Allora, l'altro modo per arrivare a tutto l'ambiente è quello di arrivarci per, come dire, per cerchi concentrici, partendo dall'interno dell'organizzazione. Se io con gli altoparlanti l'organizzazione in qualche modo la lascio perdere, è solo la piattaforma sulla quale metto gli altoparlanti, ma io guardo al mondo, anche quello più lontano, anzi guardo proprio al mondo lontano, quello che sennò altrimenti non raggiungerei mai. Invece io qui guardo necessariamente innanzitutto al mondo che raggiungo naturalmente. E allora faccio questo tipo di ragionamento. Innanzitutto vediamo che cosa abbiamo dentro. Allora dentro un'organizzazione abbiamo la dirigenza, lo staff, i volontari secondo i casi, i soci, no? In alcuni casi dentro al pallino rosso, per esempio, ci metto anche gli utenti e beneficiari diretti dei miei servizi, laddove siano utenti e beneficiari, diciamo, continuativi. Ok, non fanno parte giuridicamente dell'organizzazione, chi se ne frega, stanno tutte le mattine nella mia sede, vengono allo sportello, fanno parte dell'ambiente interno, o comunque a cavallo, e quindi sono già un po' organizzazione, un po' ambiente esterno. Poi intorno che cosa ci metto? Ci metto quelli che già sono in una relazione, di qualunque genere esso sia, in una relazione organica con noi. E che cosa potrei avere? I partner, cioè quelli che fanno le cose con me. Potrei avere i donatori già attivi se ce l'ho. Potrei avere, vabbè, gli utenti e beneficiari l'abbiamo già detto, potrei avere i fornitori. Perché è vero che il fornitore non gliene può importare niente di me, però mi porta la carta tutti i giorni, mi porta questo, mi porta quest'altro. Cioè è una relazione organica. Dopodiché, se penso che un'organizzazione è fatta di persone, ho tutte le reti di carattere sociale, quindi vicino che ci metto gli amici e i parenti. D'altro canto, se vedo la storia della nascita di qualunque impresa sociale, organizzazione, associazione, eccetera, eccetera, i primi supporter è casa mia, è mamma che mi ha permesso di fare quello, è zio al quale ho detto: zio, guarda, proprio non so dove mettere le mani, devo fare assolutamente questa iniziativa, ti aiuto io. Ci sta, ma guardate, questo ci sta anche nella storia dei grandi imprenditori, Questo ragionamento credo che in qualche modo, da qualche parte, l'abbia fatto anche tipo Rockefeller, ok, tanto per dare l'idea. Quindi è casereccio, ma è casereccio fino a un certo punto. Ora avete capito la logica, perché poi a un livello più in là potrei dire: bene, se io opero soprattutto a Lecce, chi ci sta nella cerchia un pochino esterna, ancora non l'ho raggiunto, ci saranno le aziende di Lecce, le reti commerciali di Lecce, ci saranno, che ne so, gli enti locali, eccetera, 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 fino ad arrivare alla comunità locale, alla comunità nazionale, no? Allora, immaginiamoci che in questo schema molto semplice, questi soggetti, qualunque essi siano, sono poi di fatto tenuti insieme da reti sociali. Che cosa intendo dire? Intendo dire che io posso raggiungere facilmente un amico e un parente, ok? Che nelle sue reti sociali, magari perché lavora in un'azienda, potrebbe avere legami con aziende, adesso faccio il caso delle aziende che non è proprio quello tipico da crowdfunding, per cui è più facile che io arrivi a quelle aziende tramite il mio amico e parente piuttosto che direttamente. E non è tanto un discorso all'italiana per dire: ah sì, mi dà una raccomandazione, no, 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 quello ci potrebbe stare, ci potrebbe non stare. Ci arrivo materialmente. Il discorso è proprio di contatto materiale, nel senso che lui ha il nome, il cognome, l'indirizzo della persona, sa come si deve fare per andarci, eccetera, eccetera, e io non ce l'ho.
Questo poi, questa azienda eventualmente mi può anche dire no, mi fai schifo, non te voglio vedere, però quello che mi interessava era riuscire a raggiungerla. Non so se mi spiego, è chiaro? Ora questo è un meccanismo che di fatto sta sotto il crowdfunding, perché il crowdfunding ha un potere relativo rispetto al metodo 4 milioni di watt, perché è vero che internet per carità comunica, ma la comunicazione è molto dispersiva, cioè non è il canale unico della RAI in cui tutti quanti, che neanche esiste più, tutti quanti la sera stanno là davanti. È vero che sono milioni, miliardi di utenti di internet, ma sono di una complessità e di una, come dire, eterogeneità enorme. Quando passano sul mio sito, quando passeranno su quel sito, già sapere i target bene, insomma, è tutto molto più complesso. Quindi, per carità, la fa questa funzione la piattaforma di crowdfunding? La fa, perché poi pubblicizza, cerca di andare sul giornale, però, diciamo, il valore aggiunto che apporta rispetto alla tua capacità di convocazione è minimo. Sono io, quindi, che in qualche modo devo occuparmi, garantirmi, che invece faccio atterrare sulla piattaforma che cosa? Esattamente questo sistema di reti, di cui alcune le governo direttamente. Senti Massimo, devi andare lì sulla piattaforma e donare per me, mettiamola così. Altre invece le posso attivare solo grazie alle relazioni che ho in piedi. E quindi, senti Massimo, tu sei amante del golf, perché non facciamo un'iniziativa per presentare il progetto ai tuoi amici del golf e gli facciamo vedere che c'è la piattaforma per donare? Oppure, più semplicemente, Massimo, perché non prendi tutti i tuoi amici di Facebook e gli mandi un messaggio? Perché io, cioè, glielo posso pure mandare, ma manco mi ascoltano. E poi, soprattutto, non so quali sono, quindi non lo posso fare materialmente. Reti. Ecco, in questo ambiente immaginiamo che noi abbiamo davanti un enorme reticolo, no? Di soggetti. Allora, immaginiamoci questo tipo di operazione che ci aiuta molto a partire, come dire, dalla nostra organizzazione per capire fin dove possiamo arrivare, e che è la prima analisi che noi dobbiamo fare, dove il pallino arancione è l'organizzazione e il pallino giallo è l'ambiente nel quale noi tendiamo a produrre impatti, a fare attività e via di seguito. Ecco, faccio notare una cosa, che secondo la buona vecchia teoria degli insiemi, l'ambiente nel quale noi operiamo è un insieme di soggetti, che ne so, gli abitanti di Lecce, e che l'organizzazione è un sottoinsieme di questo ambiente, non è un'altra entità. Capisco che è molto, può sembrare molto astratto, ma ha degli impatti, come vedrete, molto forti. Una volta anche il marketing dava questa rappresentazione, quando si facevano le analisi dell'ambiente interno e dell'ambiente esterno. Questa è l'organizzazione, ed è l'ambiente interno, io qui dentro devo andare a vedere le mie forze e debolezze, perché? Perché devo aggredire un'altra entità che è l'ambiente esterno, che invece mi dovrebbe offrire opportunità e minacce. C'è un errore in questa interpretazione, e che è la separazione totale tra ambiente interno e l'ambiente esterno, perché invece la reale rappresentazione è questa. Io, organizzazione, che nell'esterno devo trovare soldi, risorse, eccetera, sono un sottoinsieme. Perché? Perché se Massimo è membro dell'organizzazione, quando ha smesso con l'organizzazione, è un soggetto che sta nell'insieme più grande, abitanti di Lecce, e siccome Massimo è un essere sociale, vivrà connesso in rete con diversi altri soggetti. Non nelle sue funzioni di organizzazione, ma nelle sue funzioni di Massimo. Quindi il primo aggancio con l'ambiente esterno ce l'ho esattamente con le persone che stanno all'interno. Persone, soggetti, poi possono essere i beneficiari, i volontari, i fondatori, ok? Con quelli che già stanno dentro l'organizzazione. Questa cosa, che è molto scontata, almeno nella mia esperienza di consulente, pochissime volte viene sfruttata bene. Sono più le volte che, facendo un'analisi del capitale relazionale delle persone di un'organizzazione, scopriamo che ci sono 10 aziende che domani potrebbero essere contattate immediatamente, o che ne so, reti professionali che, con le quali domani potremmo chiedergli di collaborare, piuttosto che invece andare a pensare, in un ambiente esterno in cui io non ho ancora relazioni, di andare a dire ah, ma io dovrei andare dagli avvocati, ah, ma come si fa, ma come non si fa. Guardando invece poi le rubriche dei propri contatti si scopre che 4 sistemi buoni per andare dagli avvocati ci vai. E io mi sono sempre domandato, ma perché non gli è venuto in mente prima?
per cattiveria, perché non vogliono mettere a disposizione le proprie relazioni, beh, se questo è un problema, allora è un problema di tenuta organizzativa, cioè la gente dentro vuole veramente fare sul serio, ma non è quasi mai questo il problema. Il problema è proprio un problema, è proprio un aspetto che è legato alla nostra materia cerebrale, cioè non abbiamo messo in connessione due universi del nostro cervello, quello di andare a trovare le risorse e quello delle nostre relazioni. Su questo peraltro gli italiani hanno un po' un problema, perché noi abbiamo molta vergogna nella gestione delle relazioni, quindi c'è ancora una volta un fatto culturale, tant'è vero che quando noi parliamo di ma potremmo contattare Tizio e Caio, subito pensiamo a raccomandazioni, impicci, imbrogli, cioè abbiamo una vergogna che è legata anche all'uso che in genere sono fatte delle relazioni. Mentre invece nella cultura anglosassone le relazioni, cioè è scontato che vengano usate in maniera oggettiva ed esplicita. Io voglio fare un'impresa, parto dalle relazioni, chiamo Tizio perché lo conosco e cerco di coinvolgerlo, ma è normale, non sono un Superman. Quando incontro una persona subito, io vedo con gli italiani, prima che escono fuori i biglietti da visita, che si prendono cose, cioè che si dice subito di che cosa mi occupo io, ma si piglia sempre alla lontana, e ci va bene anche così, ognuno ha la sua cultura. Però per il fundraising questo non aiuta molto. Mentre invece tutte le volte che sono andato all'estero in un contesto di fundraising, vedevo persone che nei primi 30 secondi ti dicono chi sono, qual è il mio progetto, qual è la mia mission, qual è la mia sfida, e cerco subito di capire se io e te possiamo fare qualche cosa. Poi magari il risultato non posso fare nulla, però quell'opportunità l'ho esperita subito perché so che quelle sono le vere opportunità dalle quali partire. E quindi i biglietti da visita, ci sentiamo, vieni al mio convegno, cioè si creano relazioni che sono funzionali a raggiungere il mio obiettivo onestamente. Poi lo si può fare in maniera disonesta, ma quello è un altro discorso. Ok? Ora quindi un primo passaggio che io consiglio sempre è quello di fare una buona analisi di chi abbiamo all'interno e di capire rispetto a quelli che noi abbiamo all'interno del nostro mondo quali reti si possono attivare naturalmente per arrivare all'ambiente esterno, dove io devo arrivare, perché se ho bisogno di 1100 donatori su una piattaforma di crowdfunding e noi siamo 50, ammesso che tutti i 50 donino, che è già un primo problema, e gli altri 1050 li devo andare a trovare fuori. Vediamo quindi dove posso arrivare direttamente come organizzazione e come membri dell'organizzazione con questo meccanismo. Posto che, e abbiamo finito, diciamo per quanto riguarda il primo punto, il metodo dal quale partire è questo, posto che ogni soggetto, almeno che non è un monaco anacoreta che vive dalle 8 di mattina alle 8 di sera dentro l'organizzazione, non ha altri interessi di nessun genere, non guarda la TV, non mangia, non telefona, ok? Ecco, se non è questo tipo di soggetto che avrebbe problemi psichiatrici gravi, poi dopo, lungo le sue sfere di interesse, gestisce reti di relazioni, è normale. Religione, sto nel consiglio pastorale della parrocchia, professionale, sto comunque nella rete degli ingegneri perché io sono ingegnere, lavoro, che è un'altra cosa, non sempre coincide con la professione, è la rete dei colleghi che stanno sul posto del lavoro, famiglia, hobby, tempo libero, politica, tutto quello che vi pare. Ok? E quindi, secondo gli interessi che un individuo ha, comunque ha reti sociali, perché sennò questi interessi non li può sviluppare, non li può praticare. Domande, questioni, vi risulta chiaro? Quindi, riassumendo, il primo punto di partenza è la mia organizzazione, mappare quello che ho e il potenziale di rete che io ho automaticamente a partire dalla mia organizzazione. Secondo, guardare alle cerchie più vicine a me e secondo quei due criteri, stakeholder o pubblico, diciamo, interessato, andare a individuare i soggetti che potenzialmente hanno maggiori ragioni di fare cose con me, perché saranno i primi che devo raggiungere, ancora prima del pubblico generalizzato, al quale io pure posso andare. Chiedo al giornale di Lecce di pubblicarmi un articolo sul nostro progetto, dico che c'è la campagna di crowdfunding, sicuramente raggiungerò un pubblico molto più ampio, sul quale però diciamo, l'efficacia del messaggio sarà assolutamente minore. Perché? Perché oltre ad avermi letto non ha dei motivi specifici, io a priori non posso dire che abbia dei motivi specifici per aderire al mio progetto, mentre invece laddove ci sono le relazioni, lo abbiamo detto ieri, c'è fiducia e quindi la fiducia spinge poi dopo a praticare dei mercati. Allora ribadisco, domande, interrogativi? Perché questo secondo me è il 50% per decidere se fare crowdfunding o meno, a prescindere dal progetto che ho.
è la dotazione di capitale sociale e relazionale. Ora, per chiudere il cerchio, diciamo che io da questi due serbatoi, il serbatoio dei soggetti che mi vengono da un'analisi sostanzialmente interna delle relazioni che già governo, e il serbatoio di quei soggetti che potenzialmente possono essere più interessati nell'ambiente esterno, da questi due serbatoi mi vengono fuori elenchi. Attenzione, elenchi e numeri che sono fondamentali, quindi io devo poter dire sì, raggiungo la rete degli avvocati, la rete degli avvocati è 100 persone, io devo avere questa idea perché poi alla fine il crowdfunding mi funziona se 8 persone a una certa media di donazione atterrano, quindi una rete da 10 è una cosa, una rete da 1000 è un'altra. Così come è importante una rete da 10 ma molto intensa, siamo tutti già molto legati, oppla, scusatemi, e una rete da 1000 che è interessante quantitativamente, dice sì, però non è che abbiano particolari motivi, no? Ok? A questo punto con un metodo molto semplice io devo andare a identificare quelli che sono i target principali verso i quali io devo sparare per promuovere la mia campagna di crowdfunding. E i tre criteri che uso sono questi qui, si ricordano con la sigla LAI in inglese, che vuol dire linkage, legame, cioè il legame che hanno con l'organizzazione o con i soggetti che vi operano, e qui il legame è in senso molto pratico, materiale, della serie, lo contatto, cioè domani posso alzare il telefono, ci incontriamo, quindi è un legame molto molto materiale. Perché se dice, ah sì sì, ma io a scuola, all'elementare andavo a scuola con Marchionne, dice, ah, ottimo, buona relazione, Marchionne, insomma, può sempre tornare utile. Cioè, ma da quanto tempo è che non mi vedete? Beh, saranno 40 anni. Hai idea di dove trovarlo? Sì, so che è andato in America. Ecco, il linkage di quel contatto, che pure un contatto è un linkage molto basso, perché non è praticabile immediatamente. Il secondo criterio, la A sarebbe ability, la disponibilità finanziaria. È chiaro che io sono molto interessato a soggetti, visto che devo fare raccolta fondi, che o sono ricchi, ma non sempre questo è possibile, oppure mi possono portare delle buone opportunità di raccolta fondi. Io potrei avere un forte legame con il presidente dell'associazione piccoli commercianti, che non se la passano molto bene in questo momento, quindi se dovessi fare un criterio di ricchezza del singolo commerciante o sua, proprio De Mario, che io conosco, dovrei dire non ha un ability molto interessante. Se però lui, essendo presidente di una rete di 100 negozi, si può attivare e magari in una giornata, lo dico solo per esempio, facciamo la giornata, che ne so, del welfare nel nostro quartiere, alle casse 10 centesimi a cliente vengono versati per un fondo, io potrei fare anche 2-3 mila euro. Quindi l'opportunità di raccolta fondi che questo soggetto mi porta può essere alta, allora valuto un ability, no? Una disponibilità finanziaria alta. E l'ultimo criterio, interest, l'interesse, di cui abbiamo già ampiamente parlato, cioè il grado di coinvolgimento e consenso verso la causa sociale che io porto, ma anche, attenzione, qualunque tipo di interesse, io aggiungo, basta che sia legittimo, no? Qualunque tipo di interesse che può avere nei miei confronti. Dice, ah sì, lo raggiungo domani, è ricco, no? E ha un forte interesse a quello che faccio perché come me è un avvocato di una certa generazione che la pensa in un certo modo, no? E sul quale io so, ne abbiamo già parlato, che lui condivide molto la nostra causa. Ottimo, questo è il top. Ma potrei anche dire invece, come ho fatto l'esempio prima, è il salumiere sotto nel mio quartiere del teatro, in cui del teatro non gliene frega niente, quindi non c'è interesse verso la causa. Di me non gliene frega niente, qual è il suo interesse? È che più il territorio richiama gente, più lui vende panini. Va bene, è legittimo come interesse, mi va bene. Cioè quel salumiere è ricco, facciamo, ottimo, c'è la disponibilità finanziaria, il legame è... Noi facciamo merenda tutti i giorni giù da lui, la prossima volta che andiamo a fare merenda gliene parliamo. Fatto, diciamo che quello sarebbe un target da colpire. Perché con questi tre criteri io faccio esattamente questo ragionamento. Primo, tutti quelli con i quali ho un legame praticabile. Quelli con i quali non ho un legame immediatamente praticabile sono degli scarti sui quali eventualmente lavorare a recuperare bene il contatto. Dove te becco? Qual è il tuo numero di telefono? Dove lo posso incontrare? Ok? Con tutti quelli in cui ho un legame praticabile mi faccio questo schema molto semplice e vedo capacità finanziaria bassa-alta, interesse basso-alto, il target da colpire è quello rosso-scuro, cioè lì mi devo concentrare.
perché è quello che mi dà più probabilità di attivarsi per me, o perché va sulla piattaforma e dona, o perché attiva le sue reti, insomma fa qualche cosa che è funzionale a rispondere al mio appello. Quelle arancioni sono buone, quella gialla non è la prima cosa che devo fare, perché sennò altrimenti noi, qual è poi, se io non faccio questo tipo di selezione, quello potrei fare con un altro metodo, l'importante è che io identifico bene i target, mi muovo sempre su un pubblico generalizzato e qui torniamo a bomba, almeno che non abbia 4 milioni di watt per colpire tutti in maniera forte, irradiarli proprio, e alla fine la mia azione diventa assolutamente diseconomica e inefficace. Mi conviene invece molto di più concentrarmi in maniera intensiva su un target che mi dà buone probabilità di risposta, ok? E il metodo per arrivare a identificare questi target, non solo come singoli individui, ma anche come reti, quindi qui dentro io ci potrei avere Massimo Quencagli, Giovanni Rossi, eccetera, ma ci posso avere i commercianti della zona, la rete degli avvocati e quant'altro, ok? Allora mi concentro nelle azioni di promozione su quelli. Ora, siccome abbiamo parlato di interesse, cioè un qualcheduno che comunque dovrebbe avere un interesse ad attivarsi a favore mio, o dandomi soldi, oppure per esempio rilanciando la campagna di crowdfunding. Bene, allora da un punto di vista dei donatori di crowdfunding, noi potremmo andare a vedere ma che tipo di interesse la gente, diciamo, può avere e quindi che tipo di interesse posso sollecitare. Allora facciamo un po' una tipologia di interessi attivabili. L'interesse personale, cioè i contatti diretti di chi è portatore del progetto, costituiscono una percentuale sempre molto alta dei sostenitori di un progetto. Cioè se andiamo a vedere un progetto sostenuto sul crowdfunding, la percentuale di contatti diretti che avevano un interesse diretto con me, che era il progettista, è sempre molto alta. E quindi prendiamone atto, se non c'è una forte componente di soggetti che sono morti, mossi da questo interesse, non è detto che la campagna funzioni. Non capisco perché mi è venuta animata, non le sopporto, mi sono sbagliato da qualche parte oppure l'ha fatto lui automaticamente, vi chiedo scusa. Ecco. Oh, meno male. Parenti, amici, conoscenti sono i primi contatti, anche più facili da coinvolgere. Chiedere loro di condividere il progetto sui social, sia online sia offline, parla nel comitato di quartiere, va benissimo quanto parla su Facebook, anzi è molto meglio, è altrettanto fondamentale per dare un buon feedback agli estranei sulla tua serietà e affidabilità. Quindi il nucleo dal quale partire è esattamente le nostre agendine. Con due funzioni, sono i primi che possono aderire e quindi mettere soldini e far decollare la campagna di crowdfunding, secondo sono quelli che parleranno bene di me e quindi sono dei promotori di fiducia nei confronti dei miei progetti, non solo di informazione, di fiducia perché hanno un valore testimoniale, te lo garantisco io, fanno seriamente. Questo mia zia lo può fare tranquillamente, ok? Possono essere mossi da un interesse sociale, partecipare alla difesa di un bene comune o quello che sia, no? Far nascere un progetto benefico. Per questo sostenitore l'unica ricompensa è che è un progetto, è che il progetto esista, che sia a portata di tutti e il poter affermare io l'ho aiutato. Quindi sono i soggetti che hanno un interesse alla causa sociale. Ma sì, è giusto, dobbiamo tutelare i diritti dei bambini. Ti sostengo perché? Perché lo voglio anch'io, perché voglio essere soddisfatto di aver sostenuto una cosa nella quale credo. Quindi questo è l'interesse sociale, se vogliamo è anche quello più forte. È l'adesione alla causa, potremmo dire. Il modello più comune, chiaramente, per questo tipo di destinatari è il donation-based più che il rewarded. Cioè non c'è bisogno che ti offra chissà che cosa in cambio, è la stessa causa sociale che per te rappresenta uno scambio. Interesse economico, e questo invece è tipico da piattaforme di social lending, cioè io ci metto dei soldi nella misura in cui mi produce un risultato economico, è un investimento in senso stretto. Il sostenitore del social lending è di fatto un prestatore, non è interessato a speculare e ottenere grandi guadagni, ma in qualche modo vuole aiutare dei progetti collettivi che hanno la loro validità ottenendo un piccolo ritorno economico. Se non c'è questo elemento, il suo interesse non viene mosso più di tanto ed è il tipico donatore
della piattaforma da social learning, oppure l'interesse economico, che è quello delle piattaforme, scusate, social learning è quello del prestito, perdonatemi, sono un attimo confuso, vi chiedo scusa, in cui i tassi di interesse del prestatore di soldi sono anche più bassi rispetto a quello che potrebbe dare il meccanismo degli istituti di credito. Però lui ha soddisfazione a sostenere quel tipo di progetto, ma sempre nel paradigma di presto soldi e ne ho un vantaggio, ok? Beh. Invece l'interesse economico è quello dell'azionista, ho fatto confusione, vi chiedo scusa, equity, crowdfunding, permette al sostenitore di partecipare agli utili di un'idea. Quindi lì l'interesse è, dai, questa è un'idea vincente, se vince i miei 100 euro diventano 1000, questo è proprio un interesse di questo tipo. E quindi far crescere il tuo progetto per me è importante, è un interesse mio perché fa crescere il risultato del mio investimento. Attenzione, ci sono altri interessi, l'appartenenza, cioè interessi, motivazioni che possono muovere le persone ad andare su una piattaforma e donare, dare soldi, una community si aggrega molto facilmente intorno a valori forti o stili di vita, quindi un'altra, diciamo, motivazione è quella di dire io do i soldi perché dando i soldi faccio parte di quella community, cioè un segno di adesione, di appartenenza. L'appartenenza fa sentire partecipi e motivati i sostenitori e li rende anche ottimi ambasciatori per il progetto. Questo è, diciamo, il tipo di motivazione che è molto più vicino non solo al fatto che ti dono, ma anche che mi attivo socialmente. Questo per esempio è molto presente nelle campagne cosiddette di civic crowdfunding. Lo faccio perché mi interessa l'arte, i monumenti, ma perché sono di Bergamo e vedere quella chiesa che sta crollando vuol dire che un pezzo della mia identità viene meno e peraltro io appartengo a quella parte di cittadini di Bergamo che è attiva, partecipa, no? Magari perché tutti siamo accomunati insieme, quindi abbiamo un'identità comune, ma mandiamo a casa questi amministratori incapaci, no? E governiamo noi direttamente, ok? L'abbiamo detta tutta. Quindi ci può stare dentro a Poveglia, il caso già citato di Poveglia, questa dinamica, no? Non solo questa, ma questa dinamica. Infine, il culto di nicchia, appassionati di qualche cosa. Ecco, qui viene bene con giochi, fumetti, ma comunque i fan di qualche cosa, il fan di un gruppo musicale. È una nicchia, perché evidentemente qui il pubblico generalizzato per definizione non c'è, però è una nicchia pronta a tutto, non so come dire. Queste communities sono perfette per un progetto che tocchi direttamente quel tipo di interessi. Sono spesso già riunite sul web, quindi è molto facile, no? Fate conto che io faccio una campagna che è legata in qualche modo a uno scrittore, questo scrittore ha i suoi fan e questi fan stanno tutti su una pagina amici di Massimo Quencagli scrittore, sono 1200, sono tutti molto attivi, coesi, identificabili, è una rete che io riesco a colpire con un'intensità molto maggiore, no? Soprattutto se il capo e il fondatore di questi amici di Massimo Quencagli scrittore è una persona con la quale ho relazione e che può condividere il mio progetto. Sono attente a ogni novità e sono pronte a fare qualunque cosa per coltivare la propria passione. L'amanti degli aquiloni, e io mi invento il manifesto del festival degli aquiloni, è sicuro che quella è una rete che io posso colpire con molta efficacia. In parte il caso del Festival del giornalismo di Perugia che ieri abbiamo citato, dove una buona parte dei donatori sono proprio gli aficionados, i fan della professione del giornalista, di un certo modo di fare il giornalismo, e sono reti già molto coese, diciamo, sulle quali basta un input e tutta la rete viene colpita in maniera forte. Gli ultimi due, l'interesse ludico, proprio di gioco, il crowdfunding in qualche modo è anche un gioco, è un paradigma di un gioco, scoprire le idee degli altri, guardare i video, ascoltare storie, scegliere un progetto accattivante e finanziarlo, cioè qualche cosa un po' del Monopoli, ok? È il gusto della scoperta, non è sicuramente una componente maggioritaria negli interessi che noi muoviamo col crowdfunding, però è indubbiamente una componente di cui tenere conto. E poi ne abbiamo una tipica nel reward-based crowdfunding, il preacquisto, cioè quei soggetti che lo vogliono prima di tutti.
Ricordatevi dagli articoli di stampa quando è arrivato, che ne so, l'iPhone 5, fotografie e servizi su persone che sono andate ad accamparsi davanti al negozio che lo vendeva, la prima copia, una settimana prima, eccetera. A Roma abbiamo avuto addirittura blocco di un intero quartiere per questa ragione, perché la strada, avevano occupato la strada, non sapevano più dove metterci. No, ecco, allora stiamo parlando di quel tipo di soggetti. È la motivazione, la voglio prima degli altri, di alcune persone. Nel crowdfunding per i prodotti, quindi cioè, datemi soldi perché io produco un nuovo tipo di occhiali che guarda attraverso i muri, che figata, lo voglio assolutamente. Allora la donazione è legata al fatto che tu hai una prelazione di averlo subito e per primo, ne avrai il numero uno forse addirittura, quello col codice numero uno. Oltre il gusto di poter seguire da vicino come l'ha prodotto, come lo sta producendo, la sua tecnologia, ma c'è proprio il fatto di accaparrarsi il diritto di essere il primo. Quindi nel crowdfunding per i prodotti succede spesso proprio questo meccanismo, che a questo tipo di interesse è portato a fare anche offerte molto corpose, cioè qui si gioca proprio anche al rilancio. Ok? Bene, questo per quanto riguarda il discorso che per me è il 50% del crowdfunding. È chiaro a quali soggetti mi posso rivolgere? E riesco a valutare in qualche modo il potenziale di questi soggetti, sia in senso quantitativo e qualitativo? Perché è su questo che io posso decidere di muovere la macchina o meno. Se invece una dotazione complessiva di capitale relazionale debole, incerto, non particolarmente controllabile, almeno fino a una certa percentuale, allora è meglio lasciar perdere. Tenete conto di una cosa, così diamo un ruolo a queste lavagne, ecco che tendenzialmente una campagna di crowdfunding ha questo sviluppo. Parto da zero e dovrò arrivare a 100, va bene? Allora, le campagne che funzionano bene, no, questo è il tempo, scusate, questo è l'ora X, il termine, ok? Questo è 0, 100. E questi sono money. Una campagna di crowdfunding in genere per andare bene deve avere questo sviluppo. Un terzo, un terzo. Occhio e croce, ma la cosa importante è questo. Perché se tu a un terzo del tempo non sei arrivato a un terzo, questo non avverrà. Se invece tu hai questo tipo di andamento, se ne vede in tantissime campagne, questo è quello che succederà. A un certo punto encefalogramma piatto, cioè non salirai più. Raramente, ma molto raramente, e per dei fatti specifici, si è potuto vedere un qualche cosa del genere. Qui sei stato con le mani in mano, aspettato che internet facesse qualche cosa per te, poi ti è venuto un mezzo infarto, hai cominciato ad attivare le reti, ma ne avevi talmente tante, sei stato talmente tanto pressante che sei riuscito a fare questo recupero in estremo. Ma è rarissimo. Dall'altra parte possiamo dire, quindi, una regola è che se tu, diciamo, più o meno in un terzo del tempo sei in grado di assicurare che arrivi a un terzo, qui entri nell'iperspazio. Cioè qui sei nel successo e la gente vuole dare soldi a qualcosa che ha successo. Cioè immaginiamoci veramente che Massimo Vincagli è stato spinto ad andare su una piattaforma a donare, che dopo due terzi dell'attività sta qua. Massimo Vincagli gli vuole tanto bene al progettista, ma è convinto che non avrà mai successo. E io i soldi dove non si può avere successo non li metto. A prescindere da mi fido di te, il progetto è bello. Cioè io non voglio buttare i soldi per una cosa bella ma che non si può fare. Questo invece è, diciamo, il limite del successo. Da qui in poi succedono diverse cose. Primo, stiamo nell'area del successo. Secondo, ho prodotto, perché questo tot di persone per aver donato qua sopra ha sicuramente prodotto un'area di fiducia sociale. Per cui è molto più normale che, mentre qui io ho, che cosa ho qua? Io ho, ecco perché è importante, perdono, è importante l'analisi del capitale sociale, capitale relazionale dell'organizzazione. Vado bene? Perché qui dentro c'è esattamente il mio capitale sociale. Se io col mio capitale sociale di relazioni riesco a raggiungere, mi garantisco questo 30%, diciamo, allora potrò più facilmente sfruttare tutto ciò che non sta nel mio capitale sociale. Quello che... Beh,
Perché? Perché nel tempo, il primo giorno ce ne andranno 10, il secondo un altri 10, ok? Potrebbe essere anche un boom tutto al primo giorno. Però diciamo che in un terzo del tempo faccio della mia campagna, quindi sono 3 mesi, in un mese faccio il 30% della raccolta fondi. Ok? Perfetto. E qui entro nell'iperspazio, maggiore fiducia sociale, sicuramente questi soggetti che hanno donato, proprio perché hanno donato, è molto più facile che attivino altri. Anche per un altro fenomeno psicologico. Oh, ma che mi lasciate solo qua dentro? Cioè, io che ho donato sono molto interessato a convocare altri a farlo. Perché? Perché ho messo soldi su una cosa che a questo punto voglio che abbia successo. Quindi più facilmente mi faccio parte in casa nel dire mettici pure dei soldi perché io voglio arrivare con i soldi che ci ho messo io obiettivo. Diciamolo in maniera molto egoistica. È un modo per crearsi un'assicurazione sulla bontà dei 50 euro che ho dato io. Quindi è chiaro che tutto questo è comunque una carica di attivazione sociale materiale, è una carica di fiducia perché ne ho parlato altri, ed è una carica di immagine perché chiunque verrà qui sta guardando una cosa che è successo. Quindi da un punto di vista pratico, nell'analisi del capitale sociale devo andare a verificare che questo io me lo riesco a controllare quasi direttamente, punto primo, e punto secondo, è chiaro che nel primo mese di attività, a differenza dell'approccio tipicamente italiano, ma c'è tempo, invece io qui devo essere al limite molto più pressante di quanto sarò alla fine, perché alla fine è molto più probabile che viaggerà su, capito? Questo all'atto pratico è una cosa fondamentale, sia per la progettazione della campagna, sia per la gestione. Questo è il momento topico. Guardate, è come quando un infartuato arriva all'ospedale, o in un certo tempo gli fai 2 scariche col defibrillatore, o se no te lo sei perso. Dopodiché la sua probabilità di sopravvivenza è enorme, è qua, ormai è quasi 100%. Se interviene col defibrillatore in un certo tempo, che quello muore è quasi escluso. Se però non lo fa in quel tempo lì, invece che muoia, è probabilissimo. Questa dinamica è una dinamica vecchia come il mondo. Quando si mettono i bussolotti per la raccolta fondi, qualunque bravo fundraiser, anche che non ha fatto i corsi con Coincagli, sa che il bussolotto deve partire che i soldi dentro già ce l'ha, perché sennò nessuno ce li metterà. E questi soldi devono avere anche un certo spessore, cioè non devono essere 4 ramini buttati là, perché deve manifestare successo, sennò altrimenti nessuno ci metterà i soldi. Prego. Io direi che bisogna fare tutte e due le azioni, però questo qui tu lo riesci a controllare soprattutto con quelli interni. Cioè è difficile che tu riesci a fare questa operazione solamente andando sul giornale. O se no tu devi avere proprio un motivo specifico. C'è stato un terremoto? Hanno bruciato la città della scienza a Napoli? Cioè ci deve essere un qualche cosa che crea un'attenzione di interesse a prescindere dalla tua attività. Un'emergenza, un fatto apicale, una cosa di cui si è parlato molto. Cioè devi sfruttare il traino che naturalmente ci sarebbe nella causa sociale, non nel mio progetto, nella causa sociale. Allora, quello potrebbe essere un buon motivo, ok? Se no, altrimenti, con il pubblico che tu raggiungi tramite la comunicazione di massa, questo, anche per una ragione di tempo, è molto difficile che lo raggiungi. Allora, anche quelli che tu raggiungi con la comunicazione di massa, se atterrano su una cosa che sta ancora qua, saranno meno invogliati. Quindi qui bisogna lavorare di relazioni. Ho capito quello che tu dici. Queste relazioni in parte saranno proprio relazioni dirette, è l'elenco delle 10 telefonate che devo fare. Massimo, abbiamo lanciato la campagna, mi raccomando, ci conto, sostienici. Sia il risultato dell'attivazione di reti in cui magari non conosco direttamente Massimo, però qui dentro ci sta la rete dei 100 avvocati amici che ha attivato Rossella. Chiaramente ci metterò una probabilità di successo minore della mia telefonata diretta di Massimo, però ce la metto. E quindi qui dentro io alla fine mi dovrò essere fatto un'idea che sono
Siamo tre, ognuno di noi ha 15 amici del cuore, 45 donazioni vengono qua. Abbiamo attivato tre reti da 100? No, sono 300 persone. Diciamo il 30% aderirà, adesso sto dicendo delle cifre che sono un po' a casaccio, però la logica è quella lì, e quindi saranno 100. Poi andiamo sui giornali, ma da lì in prima istanza mi aspetto poco, mi posso aspettare l'1%, il 2%, va bene? Però abbiamo una serie di riunioni, di incontri, convegni ai quali partecipiamo in questo primo mese, in cui ci vengono 400 persone. Lì devo andare con materiale, devo parlare, devo fare lo scarmazzo, come dice Montalbano, devo fare uno scarmazzo, no? E parlare di quello. È un audience di 500 persone, ma non sarà mai il 30%, sarà forse il 5%, 25 mi vengono da qua. Poi posso dire che un 10% verrà dal passaparola di tutto ciò e quindi saranno un'altra 20 persone. E mi devo fare questi conti qua. E devo dire, così arrivo al termine anche del conto economico, se la media di quello che io chiedo, la media, è, fai conto, 20 euro, quanto fa e farà, che ne so, 2.500 euro. È un terzo di quello che voglio raggiungere? Sì, la mia campagna è da 7.500. Buono, proviamoci. Poi ci sta la fortuna, l'eventualità, eccetera, eccetera. Poi bisogna guidare e navigare a vista, per l'amor di Dio. Ma se io non ho questo punto di partenza, affronto un rischio che tutto sommato non mi so neanche rendere conto qual è. E il rischio qual è? Che alla fine arrivo qua e ho 10 euro, che peraltro è anche meno dei membri. Cioè una donazione a 10 euro, c'è un caso che mi ci hanno tirato per i capelli a commentare, un progetto secondo me assurdo, a parte il crowdfunding torinese, che è un pasto per un artista. Dice, bisogna aiutare i giovani artisti. Con quale modalità li aiutiamo? Facciamo un fondo che è buoni pasto in modo che gli artisti possano andare a mangiare a mensa. Cioè veramente artista come l'accattone, come il povero della Caritas, una cosa ridicola. Però ma l'idea è loro, non la vado a sindacare. Ma la cosa che mi ha colpito è che questi soggetti, bravissime persone, assolutamente bravissime persone, poi vai a vedere sulla piattaforma di internet e c'hanno, dopo un mese, un donatore da 10 euro. Ora i promotori sono tre. Qual è la cosa lampante? Che manco i promotori ci hanno messo i soldi. Sì, che fossero stati almeno tre. Poi vado sulla pagina di Facebook, ah bene, sì, giusto, 216 persone su questa pagina di Facebook. Un donatore su 216 persone? Allora io mi dico, a parte quello che abbiamo detto ieri, 1000 ai like non fanno, ma secondo me lì c'è un altro problema. Ma hai acchiappato nome per nome quelli che hanno aderito, l'hai chiamati, sei andati a punzare, gli hai detto mi raccomando dona, ah non doni, allora che ce lo metti a fare mi piace la mia pagina? Vuol dire che non sei d'accordo, visto che poi puoi anche darmi una donazione da 2 euro, perché sai, dice io chiedo donazioni da 100 euro, no, si chiedono anche donazioni da 2 euro. E allora lì ci sono due problemi, uno, non hanno assolutamente idea che il crowdfunding parte da quali sono le reti che io attivo e che cosa devo fare. Secondo, che io ho una vecchia mentalità che non va bene per il crowdfunding, che è quella della carità, cioè io penso alla missione e il mondo fuori mi deve aiutare. Io non dovrei neanche chiedere, questa è la vecchia logica della carità. E farò le cose, mi muoverò nella misura in cui mi daranno i soldi. Infatti qual è l'interpretazione di questo fallimento che danno i promotori? È che la gente fuori è insensibile ai giovani artisti, che è un'enorme fesseria, che è un'enorme, grande, enorme fesseria. Primo, quello che avete proposto è una cosa ridicola. Secondo, non vi siete attivati e non avete dimostrato che voi per primi ci credete e quindi alzate il telefono ai vostri amici e gli dici oh guarda che importantissimo, non l'hai fatto, è talmente evidente che non l'hai fatto, non puoi avere dopo un mese una, è un caso limite, eh. Ma attenzione, di questi casi limite ce ne sono tante e gran parte è legato al fatto che non si è fatta una buona analisi per dire se io voglio fare una cosa del genere devo attivare 100 persone, le voglio attivare, ce le ho primo. E secondo, che non c'entra col crowdfunding, riguarda una questione più esistenziale, ma veramente ci voglio scommettere, ci metto la faccia? Questo è il vero discorso. Qui i promotori manco ci hanno messo la faccia, è una cosa vergognosa, cioè sarà pure bella la causa. Quindi è un mix di queste cose, non so se mi spiego. Sì. Sì, sì, certo, assolutamente. Ma guarda. Cioè, torniamo ai tipi.
Cioè, torniamo ai motivi che possono spingere a donare. Sono diversi, quindi non ci devono essere tutti nelle stesse persone. È chiaro, i parenti se un motivo possono avere è che tifano per me, a me se non concesso. Io potrei anche dire, guarda, lasciamo perdere i miei parenti, parenti serventi, no? Quindi non è che è automatico, però il primo serbatoio in cui devo andare a pescare è quello. Se poi l'analisi mi dice, no, da lì non peschiamo un cavolo, beh, ci avrò un buon motivo per ripensare la cosa. Ma non è l'unico interesse, eh? E comunque non è che devono essere tutti accoppiati queste motivazioni. Per esempio Poveglia, che è una casa molto distante, perché è un'isola della laguna, attrae facilmente tedeschi, americani, eccetera, eccetera, perché c'è un altro motivo di interesse e c'è chiaramente un altro valore simbolico del progetto. I privati stanno mettendo le mani in uno dei luoghi più importanti e più belli del mondo, che non è vero che è patrimonio solo dei veneziani. Io posso fare questa domanda anche in Corea e dire, ma Venezia è un patrimonio dell'umanità oppure un patrimonio solo dei veneziani? Dell'umanità, la risposta è, tu che sei, sei un pezzo dell'umanità, no? Poi uno può essere attratto da una motivazione di tipo politico, gliela facciamo vedere noi a questi potenti del privato che si vogliono comprare tutto, no? Quindi potrebbe essere una vista più politica, ce ne potrebbe essere una più di tipo ambientalista, no? Facciamo un altro mostro, un ecomostro là sopra, ce ne possono essere tanti. La capacità mia è di capire, ecco lo stakeholder, il portatore di interessi, quello che li può condividere, e quali interessi non riusciamo a toccare. Io potrei anche dire, guarda, dice, sai con chi ci alleiamo, a chi mandiamo un messaggio? Ai gondolieri, sto inventando perché non ci arrivi in gondola a Poveglia. Perché? Perché Poveglia non ci vanno i traghetti. Se Poveglia riprende, diciamo, attività, no? Allora i gondolieri dovranno fare più lavoro, no? E allora posso dire, il gondoliere è attratto da che cosa? Primo, è l'abitante della laguna, quindi la conosce, quindi probabilmente per famiglia ha una cultura di tutte le isole, quindi dice, oh, anche la nostra Poveglia adesso se la ruba. Secondo, ci vive con le isole. Terzo, allora potrei dire, è un candidato perché è uno stakeholder che ha molti interessi con me. La prima cosa che faccio è vado dall'associazione gondolieri e gli dico, ci appoggiate la campagna, no? Scrivete a tutti quelli del sindacato gondolieri dicendo di aderire. Se quello mi dice di no, amici come prima, ma intanto però nei conti qui ne tengo conto. Cioè, allora i gondolieri no, era una bella idea, ma mi hanno mandato a quel paese, ottimo. Cioè alla fine mi interessa a me il dato materiale, non so se mi spiego. Ecco, io ci ho perso un po' di tempo su questo, perché secondo me questo è il vero scoglio per dire sto più tranquillo nel lanciare una campagna. Perché se invece queste domande te le poni quando la campagna è iniziata, non gliela fai, soprattutto se la campagna è a termine. E quasi tutte le campagne, diciamo, sono a termine. E certo, assolutamente. Sì, ci arriviamo subito. Ci arriviamo subito perché uno dei punti è appunto l'obiettivo economico. Allora, questo l'abbiamo detto, cerco di andare più rapido perché sennò fatalmente poi l'esercitazione se ne va. Il progetto. Allora, qui noi non possiamo entrare più di tanto sulla natura e i contenuti del progetto. Ognuno ha le sue idee, la sua causa sociale, ok? E quindi, a parte in un corso non lo si può fare, perché non è che posso dire sì, il progetto tuo va bene, il progetto tuo non va bene. Anche quello lì di fare un pasto, un buono pasto per giovani artisti, al limite va bene. Tu ci credi? Il problema è se hai un pubblico che secondo te ci crede come te. Quindi non ne faccio una questione né di contenuto, né etica, né morale. Quello che mi interessa è, diciamo, le caratteristiche che questo progetto deve avere per essere portato all'esterno e quindi essere vincente, al di là quindi del contenuto specifico. Prima cosa, deve essere chiaro e logico, cioè deve essere molto evidente, semplice da capire, chi è che beneficia. Io metterò dei soldi, bisogna capire chi è il beneficiario, diretto e indiretto, di queste risorse economiche che io metto. Può essere anche l'umanità, perché sto inventando un prodotto nel campo della medicina che risolverà molti problemi, ma deve essere chiaro, i miei 100 euro a chi vanno a beneficiare. Di cosa, cioè di quale bisogno, aspettativa di questo soggetto io produco un beneficio? Che cos'è un beneficio in salute? E come? Con quale modalità? Queste sono tre caratteristiche che in genere corrispondono a tre domande che uno che mette i soldi automaticamente gli si mettono in testa. Tu mi chiedi dei soldi, io mi domando chi è che ne beneficia, per che cosa ne beneficia, che tipo di beneficio ha e te come sei in grado di produrlo. Seconda caratteristica, che è più retorica, convincente.
Questo progetto deve apparire, anzi meglio, essere fattibile, realistico, questo ha molto a che vedere anche con l'andamento di questo. Cioè deve, io mi devo rendere conto che con 100 euro 100 persone fanno una cosa, ed è possibile. Ecco, se è un euro per sconfiggere la fame nel mondo lo posso fare come adesione morale, eccetera, eccetera, ma non è molto realistico. E infatti, poi alla lunga quel tipo di campagna non produce. Distintivo, questo è molto importante, cioè deve essere una cosa che non se ne è mai sentito parlare, o meglio, che per alcuni aspetti si distingue da altre offerte analoghe. Ti chiediamo i soldi per fare il 1500esimo Festival Jazz in Italia. No, non va. Cioè deve essere qualche differenza. È l'unico Festival Jazz che si fa la mattina invece che la sera. Che ne so, ma devi tirare fuori la distintività di quel progetto. Anche perché non sei l'unico a chiedere soldi, stai in un mondo pieno di competitor e la gente, se proprio vuole dare soldi non con le tasse ma volontariamente, lo vuole fare per qualche cosa che è nuovo, che fa la differenza. Terzo, deve essere motivante, e questa è retorica, cioè lo devo presentare in un modo tale che mi mobilita, mi spinge a fare qualche cosa. E questo concerne più la presentazione, diciamo, del progetto piuttosto che la sua natura. Trasparente. Il donatore, soprattutto quello di crowdfunding, è un donatore che vuole capire ogni euro, scusate, non auro, che è un'altra moneta, non so dove circoli, che ogni euro deve capire a che cosa serve, cosa produce, cioè deve essere messo in una filiera potenzialmente controllabile, poi non verrà mai a controllare, sta a me riuscire a informarlo intelligentemente anche per onestà, però lui deve rendersi conto che cosa succede con quell'euro, che tipo di uso se ne fa. E in maniera molto trasparente. Quindi se quell'euro serve per fare dei viaggi e mangiare al ristorante, lo dico per dire, vale tutto sommato la pena dirlo e fargli capire come questo è indispensabile per arrivare a quell'obiettivo, ok? Piuttosto che cercare di nascondere alcuni costi. Il progetto deve essere pensato e formalizzato dal punto di vista del donatore. Cioè noi, ed è, non è una cosa facile, perché noi ci innamoriamo giustamente dei nostri progetti e abbiamo tutta una serie di elementi di precomprensione che ci producono significato nelle scelte che abbiamo operato, ci mancherebbe altro. Invece quando ci mettiamo nella logica di crowdfunding, che quindi per definizione deve parlare a un pubblico che può essere anche il più variegato, comunque a un target che io non conosco direttamente e non è parte del progetto, io devo cercare di farlo mettendomi dal suo punto di vista. Cioè mettendovi dal punto di vista di chi vorrebbe sentire qualcosa di interessante, efficace, chiaro e via di seguito. È un po' difficile da dire tecnicamente, cioè bisogna evitare il rischio che qualunque organizzazione ha di essere autoreferenziale, perché è chiaro che io mi sono innamorato del mio progetto, ma non è detto che la gente fuori ci si innamori con lo stesso metro. Come si fa in genere a fare questo? Per esempio aiutarsi con soggetti esterni nel presentare il progetto, cioè nel pensare come presentare il progetto. Io più soggetti esterni coinvolgo nel dire lo presentiamo così, così, colà, è meglio, cioè integrare subito il punto di vista esterno. Questo è proprio meglio, anzi dire qual è il mio ideal tipo di donatore? È il giovane avvocato? Allora il progetto è il mio. Ma vediamo se, non, diciamo, se lui lo capisce come lo presenterebbe, perché probabilmente lo fa dal punto di vista di uno che recepisce l'input. Gli aspetti materiali e operativi di un progetto, attenzione, sono molto importanti, anche perché in genere chiedo i soldi proprio per la materialità, perché è la materialità che mi produce un costo. Ma attenzione, non tutti gli aspetti materiali producono senso di per sé, almeno che io non li illumino dalla missione, dalla visione che mi ha portato a fare quelle determinate cose. Esempio, un euro per un mattone diamo una scuola ai bambini dell'Africa. La materialità è evidente, devo mettere mattoni, hanno un costo e per quello che servono i soldi, ma il senso di tutto ciò dove sta? Non sta nell'operazione scrivo una scuola, ma magari nella mia strategia che in quel paese sto seguendo per aumentare il tasso di istruzione. E io questo però lo devo anche dimostrare, che una scuola mi aumenta il tasso di istruzione. Il caso non lo faccio così, tanto per dire. Molte scuole costruite in Africa erano belle come materialità, che bello, diamo la scuola ai bambini, ma per esempio il problema era un altro, ci mancavano i professori. Io ci ho lavorato su progetti del genere, in particolare nel sud del Sudan, post guerra, il vero problema, se tu chiedevi poi dopo agli africani, dice, ma la volete
qui c'è la scuola di muratura, c'è una guarda sotto le palme, va benissimo, il problema è che non c'ho l'insegnante di matematica, quello è il problema. Cioè, quindi prima mandami l'insegnante, allora sarebbe stato meglio, ma vedi che retoricamente magari funzionava meno, ma ha molto più senso dire no, mi devi dare i soldi per pagare lo stipendio a un insegnante, no, neanche lo stipendio, per pagare il college a un giovane che vuole diventare insegnante di matematica, che non è così onorevole come un euro per un mattone per un bambino africano, ma il bambino africano era molto più contento se gli mandavi. Quindi attenzione, la materialità è importante, ma bisogna sempre trasferire degli elementi di strategia, di missione, di visione, che poi retoricamente saranno una frase, due frasi, perché il massimo spazio lo darà la materialità, farai vedere come questa scuola si sviluppa, fai capire il meccanismo, certo, perché io voglio capire, come vi ho detto prima, i miei soldi come vengono utilizzati, ma il senso che i miei soldi producono da qualche parte lo devo dire. Deve essere multilinguaggio, qui andiamo in discesa, c'è meno da dire, deve essere sempre un mix, questo proprio per la natura del mezzo e per le sue dinamiche, immagini, testo, audio, video, mai una presentazione solo scritta, mai però solamente un video, eccetera. Multigenere deve prevedere la possibilità di usare schede anche più di natura progettuale, tecnica, il racconto, ha un'importanza enorme, raccontare la storia, interviste, materiale pubblicitario, la locandina, la cosa da schiaffare, la locandina, il banner da schiaffare sui siti. La persona deve essere al centro insieme alla sua qualità umana. Se c'è una caratteristica peculiare di tutti i progetti presentati sul crowdfunding è che le persone ci mettono la faccia. Non sono impersonali. Possono essere di un'organizzazione, ma è l'organizzazione in cui il presidente, i volontari, eccetera, eccetera, ci mettono la faccia. Quindi nel video, andando al concreto, ci devono essere le facce vere di quelli che fanno le cose. E devono, ecco, non avere il discorso, diciamo, preparato, devono essere loro veramente, con tutta la loro qualità umana. Questo fa molto la differenza, perché voi capite che dà un'identità profondamente diversa da quello che è invece il genere letterario della comunicazione pubblicitaria, che è tutta artefatta, anche quando è fatta a fin di bene, no? C'ha lo storyboard, c'ha tutto, eccetera, eccetera. Deve essere molto più diretta, ricordiamoci che è anti-istituzionale il crowdfunding, quindi cerca di evitare tutto ciò che succede in altri mondi. E quindi, guardate, un filmato che magari tecnicamente, se è fatto tecnicamente bene, è molto meglio, ma al limite, se non è fatto da un punto di vista tecnico benissimo, ma dentro ha molta qualità umana, può avere una forza enorme. Io ho un caso, che adesso però non sono riuscito a ritrovare perché non mi ricordo l'indirizzo, è il caso di una piccolissima biblioteca, di un piccolissimo comune nell'Ohio, cioè nell'America più interna. Noi andiamo in un paese qui vicino, c'è cultura, civiltà, eccetera, eccetera. Stati Uniti d'America, tra una grande città e l'altra c'è la desolazione sostanzialmente. Sì, esistono dei comuni, ma il comune è una piatta totale, delle farm, un grande supermercato, il benzinaio, e questa è la vita là. Una tragedia, ok? Bene, niente teatri, niente cose, eccetera. Allora c'è solo la televisione. E quindi invece questo piccolo comune dice noi ci vogliamo dotare di una bella biblioteca e fanno un filmato inguardabile, cioè una cosa proprio, cioè veramente da bambini. E questa piccola biblioteca di un comune che sarà stato 5.000 abitanti, aveva bisogno di 300.000 e passa dollari per essere costruita, cioè neanche una grande cifra per costruire una cosa, però insomma, aveva bisogno di una bella cifra, insomma ha raggiunto 240.000 dollari di raccolta e dice mannaggia, non ce l'abbiamo fatta. Però a me quello che mi ha stupito, 240.000 dollari, un piccolo comune sperduto nell'Ohio per farsi una biblioteca con un filmatino girato dai bambini che però era pieno di qualità umana, di entusiasmo, di passione, ma era proprio brutto da vedere, brutto, con un commento musicale intollerabile. Però c'era un'altra forza che era la verità, la genuinità, quindi attenzione a queste dinamiche. Poi se era fatto meglio, secondo me, ok, era anche meglio. Originalità, non usare materiale già utilizzato altrove, questa è proprio una regola, cioè se tu mi metti sulla mia campagna di crowdfunding materiale, il filmato che già ho fatto girare su, come si chiama, su YouTube piuttosto che da altre parti e via di seguito, no, tu la stai svalutando la tua campagna, deve essere originale, un video comunque è sempre necessario.
questo veramente non te lo saprei dire con certezza, io ti sto parlando di regole generali, cioè se tu fai un putpurri di cose che hai già mandato in giro, sono state già fruite e le metti dentro la piattaforma di crowdfunding, tende a non funzionare molto bene. Cioè io devo fare una cosa ad hoc che non si è visto prima, mo adesso nel caso di un teaser che ho mandato prima, adesso non te lo saprei dire, anche se non è che è proprio un tecnico del mestiere, so che il principio è questo qui, che io là sopra devo trovare cosa, materiale fatti ad hoc per la campagna. Ho capito, cioè allora questo è un altro concetto, anzi questo è molto importante, ti sto facendo vedere il prototipo, no, questo è molto importante, scusa, io ti sto parlando della comunicazione pubblicitaria, cioè fai conto io faccio un festival e ho già mandato in giro un trailer del festival per tutto l'anno, faccio la campagna di crowdfunding, prendo quel trailer e lo metto come messaggio della campagna di crowdfunding, no, non funziona. Se tu invece mi dici, aspetta, io devo far vedere una cosa sulla quale sto lavorando che con i soldi porteremo da prototipo, dico per dire, a prodotto finale. No, quello anzi lo devi fare. Se è reward based, legato alla produzione di un qualche cosa, che poi è materiale, anzi io il prototipo forse l'ho anche scritto da qualche parte, eccolo qua, se chiedi soldi per un prodotto, fai vedere il risultato. Poi lo farai vedere 1.0, gli farai vedere dei pezzi, farai vedere, abbiamo fatto un modello sperimentale, guarda come funziona, ma quello che costruiremo farà 1, 2, 3, 4, 5, hai capito? Siamo in un'altra logica, non diciamo di comunicazione pubblicitaria, ma di far vedere l'oggetto sul quale vanno a finire i soldi. Quello assolutamente sì, adesso ho capito, scusami, il senso della tua domanda, ok? Quindi un video comunque tendenzialmente è necessario, la regola è che se supera i 3 minuti provoca, diciamo, non ce la fai, perché i tempi di internet purtroppo sono così, io a volte spesso avrei bisogno di 10 minuti per spiegarti bene la cosa, però è così, cioè sono le regole della comunicazione. Ognuno è libero di fare quello che vuole. Io non potrò mai dire. E allora se in metà l'hai già capito vuol dire che loro hanno sbrodolato, cioè che serviva meno tempo per fartelo capire. Però io voglio dire anche una cosa, attenzione, io credo che nessuno possa dire che quella campagna non è riuscita perché il tuo video è più di 3 minuti. Potrebbe essere, ma non è un procedimento scientifico questo. Io posso solo tenere conto di tendenze, consuetudini e regole, alle quali attenermi chiaramente anche con la libertà. Perché dice no, io questa cosa in 3 minuti non la posso fare. E magari Poveglia, per dire, dato l'attenzione che crea la cosa, tu sei disposto pure a stare 10 minuti di video su un racconto che cos'era Poveglia, che c'era un ospedale, eccetera, eccetera. Quindi veramente dipende da caso a caso. La norma in genere è che dopo 3 minuti un video non ce la fai più a vederlo su internet. Se c'è una cassetta a casa guardi pure 1 ora e mezza, non è quello il problema. Ok? Già c'è un problema di attenzione di 30 secondi, io nei 30 secondi quindi ti dovrò catturare l'attenzione e so che ti posso portare fino a 3 minuti, dopo 3 minuti io devo fare un'altra cosa, devo twittare, devo cosare. Ok, quindi sono regole che chiaramente esulano anche dal discorso crowdfunding, ok? La comunicazione promozionale è necessaria anche per allargare la community, perché ripeto, io parto dal mio capitale, l'abbiamo detto, però insomma, a un certo punto devo uscire fuori dai miei confini. Io ho già spiegato a parole qui il cosiddetto effetto bandwagon, che appunto avviene nei primi giorni, massimo un terzo diciamo della campagna, quindi questo deve essere puntato sulla rete amicale, parentale, personale, deve essere attivato subito, quindi non si può dire attiverò mio zio verso la fine della campagna, lo devi fare subito. Se raggiungi in breve tempo il 25-30%, vabbè, questo ve l'ho detto, la community. La seconda cosa nella comunicazione promozionale, cosa che raramente si fa, io attivo la community, e lo faccio probabilmente qui, mando i messaggi, dopodiché non la governo quotidianamente. La community invece va coltivata giorno per giorno, dice d'estate i fiori, tutte le serie devi annaffiare, uguale. Quindi ogni giorno ci deve essere un input, devi curare, devi vedere se qualcuno ha mandato un messaggio, devi rispondere. Ci vuole un uomo che quindi durante la campagna di crowdfunding, e questo va pianificato nella comunicazione promozionale, sta attaccato e rilancia anima, se no è proprio inutile. Molte campagne invece hanno la prima settimana, si
che apre Facebook il lancio, eccetera, eccetera, e poi dopo tutto diventa qui. Invece è un rilancio continuo e soprattutto, per grazia di Dio, qualcuno manda un input, fosse anche semplicemente che bello, ho aderito, e devi rilanciare anche su quello continuamente, cioè le reti vanno animate, non è che te vengono a corte perché tu sei bello, ecco, fai in modo che si parli del progetto sempre, quindi sono 90 giorni di campagna, ogni giorno deve succedere qualche cosa, un rilancio, un fatto, un'intervista, una qualunque cosa, che tu devi però pianificare prima. Il networking. Allora, qui sono, diciamo, le varie, come dire, ambiti nel quale io posso fare networking. Il primo l'abbiamo detto fin troppo. Lista di blog, magazine, gruppi su Facebook, forum che in qualche modo condividono interessi e in cui avete un contatto diretto, un amico, un collaboratore, più tutti quanti gli altri in cui non abbiamo collaboratori, è arrivata la buona occasione per prendervi contatto. Attivare le proprie mailing list. Quelle comunque, dice, ma dai, figurati a Mario, tu lo devi attivare comunque, non lo puoi dire. Gestire la pagina Facebook sempre, il link alla campagna, scusatemi, sempre il link alla campagna, non solo post che dicono fate un'offerta, bisogna mettere contenuti, rilancio, bisogna dire sempre, avere presente che io voglio che tu vai a dare i soldi, ma se l'unico messaggio è quello lì non sto producendo niente di nuovo. La pagina deve essere molto popolata, postare notizie, dare anticipazioni, usare le immagini. Ci sono molte statistiche di internet, sia su Twitter, sia su Facebook in particolare, ma anche su Twitter, sia sui blog, eccetera, eccetera, quando una notizia, un post è accompagnato da almeno un'immagine, se non un filmato, la percentuale di condivisione, di lettura, eccetera, eccetera, schizza alle stelle. Sul sito Wired, la rivista, eccetera, eccetera, era stata pubblicata, ma purtroppo mi sfugge, era stata pubblicata una statistica, le 10 cose che non sapete su Twitter, e c'erano delle statistiche su alcune caratteristiche delle, diciamo, dei post che uno manda su Twitter, delle twittate, e che facevano vedere come su queste 10 caratteristiche, tenendo conto di queste 10 caratteristiche, c'è un aumento di condivisione, di retweet, piuttosto che di lettura, piuttosto che eccetera eccetera. Interagite il più possibile usando gli hashtag, foto e video e il, diciamo, chiocciola at alle persone, percentuale maggiore di lettura e interconnessione, post dal vostro profilo personale di Facebook uno al giorno, messaggi privati diretti ai amici, mai spam, è molto ma molto più efficace dei messaggi diretti piuttosto che fare la lista indeterminata e sparare dona, 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 dona. No, vorrei fare un messaggio al massimo in cui ti dico Massimo, certo ti richiede tempo, ma è così, funziona 6.000 volte di più, caro Massimo, mi permetto di disturbarti per questo motivo e ho pensato a te per questo motivo, piuttosto che spararti in una lista in cui tu ti sei trovato, questo capita a Facebook perché ha deciso lui che sta nella lista, a un certo punto 108 persone e ti arriva la faccetta, il sorrisino, dona dona, dona dona, una cosa che fa vomitare proprio, ok? Quindi bisogna evitarla. Obiettivo economico, che prima si domandava. Ricordiamoci che la campagna è quello che mi serve per il progetto, più i costi di promozione, più i costi della piattaforma, più i costi di transazione. Quindi attenzione, io devo avere un budget che tiene conto non solo delle necessità del progetto, ma anche dei costi delle operazioni crowdfunding. Allora, il mondo del crowdfunding dice che è meglio obiettivi contenuti. La moda, in senso statistico, no, quindi non la media, non so se sapete la differenza, cioè il maggior numero di progetti che sono stati finanziati con successo, quindi non quelli presentati sul crowdfunding, che hanno avuto successo, la moda è progetti che stanno in un range tra i 5, 10, no, forse di meno, 3 e 10 mila euro, comunque che non superano i 10 mila euro. Questo non vuol dire che non ci siano progetti da milioni di euro, ma che devono avere motivi molto chiari e controllabili, delle caratteristiche controllabili, valutabili oggettivamente, che mi dicono sì, io posso fare tanti soldi. Le mie reti sono tutti quanti aderenti al Diners Club e per me farebbero tutto. Ok, allora posso fare una campagna da 200.000 euro. Adesso dico per dire, Allora è chiaro che in molti casi noi abbiamo dei progetti che richiedono più soldi. Che faccio? Non ce lo metto sul crowdfunding? No, prima di dire questa cosa qui, un buon modo è quello di spacchettare un progetto.
Cioè andare a vedere in un grande progetto da 200.000 euro se non c'è un pezzo di questo progetto che in qualche modo, per quanto collegato al tutto, non abbia una sua autonomia. Cioè una sua autonomia progettuale, un inizio, una fine, produce un qualche cosa di visibile. Perché allora potrei, anche parlando di un progetto più grande, sul quale magari ho trovato i soldi dalle fondazioni, eccetera, eccetera, dire questo pezzo in più lo vogliamo fare con il crowdfunding perché nessuno me lo finanzia, ma è un pezzetto da 10.000. Allora questo è, diciamo, un modo per utilizzare, evidentemente non come forma esclusiva di finanziamento, il crowdfunding anche su progetti grandi, in una logica appunto di funding mix, che altri pezzi per il progettone me li vado a prendere da altre parti. Quindi se voglio avere obiettivi ambiziosi devo avere dei punti di forza oggettivi molto valutabili, grandi testimoni, una rete coesa già in possesso dell'organizzazione, cioè che l'organizzazione riesce a governare, partnership consolidate con altre reti, una casa sociale emergenziale, terremoto, oppure fortemente condivisa dalla larga maggioranza del target che io colpisco, offrire differenti categorie di dono.